Buonasera amici. Allora, siamo finalmente tornati. Il campionato è ricominciato e quest'anno si correrà con la 15. Ci sono tantissime novità nel campionato che vedrete un po' lungo il video, un po' nei prossimi video. Noi ad ogni modo abbiamo ritirato la vettura soltanto il giovedì della gara. È stata infatti una cosa critica perché io lo scorso anno, avendo corso solo in 10, la 15 è totalmente un'altra macchina e vedrete nel video che è una macchina, però non mi posso lamentare per come sono andate le cose. Abbiamo avuto qualche problema, non lo metto in dubbio, ma c'è tanta esperienza da fare, tanti chilometri da fare e in più, finalmente quest'anno saremo solo io e mio padre. Non saremo seguiti come lo scorso anno dal team d'Erba, non per qualche problema, semplicemente perché vedere mio padre in pista senza far nulla non è una bellissima cosa. Ma ci sarà da divertirsi perché il campionato sarà accesissimo. Ci sarà il buon Critelli, Palumieri, il buon Nasca. C'è anche Machado Perez quest'anno che ha vinto il campionato del 2017 e in più penso che ci saranno anche altre persone a livello, insomma, più che avanzato per poter rompere le scatole a tutti. Vi lascio finalmente al video e vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie mille e mi raccomando, sempre puntuali perché vi farò uscire tutti i video dalle qualifiche alla gara. Thank you.
Come avrete ben udito, purtroppo slittava la frizione e da una macchina ritirata la mattina per girarci il pomeriggio capirete che mi rode. Esatto. Purtroppo siamo dovuti tornare il venerdì in Predators per sostituire la frizione e questo mi ha spaventato non poco, non per quello che c'era da fare, perché alla fin fine sostituire la frizione non è un lavoro complicato. Mi spaventava per il fatto che per cambiare, sostituire la frizione bisogna tirar giù il motore. E tirar giù il motore per poi il sabato avere soltanto un turno di libere, qualifiche, gara 1 e poi gara 2 la domenica, è un'incognita non indifferente, non da poco.